Durante le audizioni live di Musicultura 2024, ogni sera gli spettatori eleggeranno l'artista preferito, al quale andrà il premio Banca Macerata. Tra gli spettatori ci sarà quest'anno per la prima volta anche un gruppo di detenuti della casa di reclusione di Barcaglione Ancona, coinvolti in una giuria speciale grazie al progetto La Casa in Riva al Mare, promosso e sostenuto dal Garante regionale dei diritti della persona. Il nuovo progetto La Casa in Riva al Mare è stato un progetto che io ho fortemente voluto unitamente agli amici di Musicultura, Ezio Nannibieri e Paola Cesanelli. Ci siamo incontrati e è nata questa empatia che non è solo culturale, è anche qualcosina in più, per cui ho pensato che per dar corpo anche all'articolo 27,3 della Costituzione e in vista della rieducazione sia molto importante che i detenuti partecipino ad eventi culturali così importanti come Musicultura. Nasce così, con questo intento, la collaborazione che diciamo nasce quest'anno, progetto zero, sperando che poi continui nei prossimi anni. Grazie ai percorsi laboratoriali organizzati da Musicultura Barcaglione, i partecipanti prenderanno confidenza con l'ascolto analitico delle canzoni in concorso, maturando la consapevolezza necessaria per l'assegnazione finale del premio, che sarà conferito sul palco dello Sferisterio ad uno degli 8 vincitori di Musicultura durante le serate finali del 21 e 22 giugno. Inoltre, sempre durante le audizioni live, in programma fino al prossimo 10 marzo, ogni sera gli spettatori presenti a Lauro Rossi eleggeranno l'artista preferito, al quale andrà il premio Banca Macerata, ancora una volta main partner della Kermesse. Per il quarto anno Banca Macerata è partner di Musicultura, ma in realtà è il primo di un secondo triennio, perché abbiamo esaurito un primo triennio di grande soddisfazione e sia per noi che per Musicultura, e quindi abbiamo necessariamente e doverosamente rinnovato questa sponsorizzazione, che fa tanto bene a Musicultura, ma fa tanto bene anche a Banca Macerata, perché dà il senso di cosa è e cosa vuole essere, cosa deve essere una banca del territorio, una banca vicina all'eccellenza del territorio, una banca che aiuta i giovani, una banca che crea valore aggiunto, perché il valore aggiunto è una serie di attività nelle più svariate possibili attività economiche che crea però valore. Abbiamo sentito il sindaco stamattina che ricordava che l'anno scorso sono arrivate 50.000 persone nel periodo di Musicultura. Non è uno scherzo, valore aggiunto. Abbiamo sentito che c'è partecipazione formativa da parte delle università. Non è un qualcosa da sottovalutare, è un grande valore, quindi valore aggiunto economico, valore aggiunto sociale, valore aggiunto in senso lato, e Banca Macerata c'è.